c'è al Google. Google, ma non lo so, con questa gente strana, perché veramente comincia a preoccuparmi, però era un suo modello in una fase della sua vita, oppure appunto io sono rimasta Goku Super Saiyan e poi non sapevo una cosa. Goku c'è una dilatazione del pubblico, però è anche vero che ad un certo punto, già al momento di orare questa giornata, cominciano a capire, soprattutto i borghesi, finora abbiamo parlato di aristocrazia, abbiamo parlato del clero, dell'alto clero, soprattutto i borghesi cominciano a capire che certi strumenti possono essere utili alla crescita della città. Siamo a cavallo fra il 6 e il 700, le cose stanno cambiando e per esempio un uomo come Scipione Maffei, che io adoro, lo avevo nei miei miti, comincia a mettere tutta una serie di oggetti, non dentro, ma addirittura fuori. C'era a Verona un teatro fondamentale, uno spazio diciamo di produzione musicale, l'Accademia Filarmonica di Verona, e lui che cosa pensa di fare? Di mettere tutte queste antichità che aveva raccolto, tutte fuori, sulla parete esterna, in modo tale che la città, andando a teatro, potesse, e questo era un centro vivo della città, potesse in qualche modo cominciare a capire qualcosa della storia della città. Guardate, è un passaggio importantissimo, perché Scipione Maffei fa un riferimento molto importante che secondo me bisogna ancora oggi capire fino in fondo. Lui dice che ai cittadini non servono, per difendere una città, non serve un esercito. Servono cittadini che hanno a cuore la città. Guardate, è un problema, quello di Scipione Maffei, che ancora oggi, cambiando quello che va cambiato, dovremmo considerare. A far funzionare una comunità non serve l'esercito, cosa che ogni tanto si dice. Servono cittadini consapevoli che vogliono difendere la città. E sapete che cosa individua Scipione Maffei come strumento di difesa? Una biblioteca pubblica. Lui parla proprio, lui chiede una pubblica libreria. Perché, giustamente, dice, quando c'è l'ingegno c'è tutto. E il museo che crea, un museo particolarissimo, perché sono lapidi, epigrafi prevalentemente, che devono servire a raccontare la storia della città. Andiamo velocemente avanti, perché vedete la spinta forte della borghesia porterà, Gianni ve lo racconterà forse l'anno prossimo, la rivoluzione francese. Tra poco, stanno ancora andando, sì, c'è una. No, ma quella è la filosofia. Ah, quella è la filosofia. Ah, ecco, vi racconterà la rivoluzione francese. Voi direte, ma che, perché i rivoluzionari? Che se ne importano i rivoluzionari dei musei? Ne creano quattro, non uno. Noi ricordiamo sempre il grande Louvre perché diventa il museo per eccellenza, ma la rivoluzione francese crea quattro musei. Ed è interessantissimo capire perché quattro. Perché uno è il Louvre, il museo in cui la Francia rivoluzionaria e poi quella napoleonica, che scoprirete non essere esattamente la stessa cosa, sanno che raccogliere l'arte anche dei paesi conquistati è un segnale fortissimo. Quindi il Louvre è il tempio dell'arte. Però loro creano anche un orto botanico, cioè rendono aperto al pubblico l'orto botanico che aveva il nome di Jardin des Rois e diventa invece il museo di storia naturale. Vedete anche i nomi. Fate molta attenzione ai nomi, ragazzi. Io non vi ho detto perché si chiama museo, ve lo dico alla fine perché si chiama museo. È tutta colpa della mamma. Sapete perché si chiama museo, sapete? Come? Perché come si chiama museo? Non museo.
Dove lo si è? Dedicato a chi? Alle muse. Però in realtà le muse, lo sapete chi sono? Dopo le sono diventate, lo sono diventate dopo. Le muse sono in realtà le figlie, qua andiamo avanti a pareti, di Mnemosine, che è la famosa dea del ricordo. Sorella gemella, lo sapete di chi? Di Lete. Lete non è la famiglia. Lete che cos'è? Qua chiederei se c'è un professore di letteratura italiana e se hanno studiato la Dante. Lete è diventato soprattutto il fiume della dimenticanza. Però Lete è la sorella, che raffigura l'oblio, di Mnemosine, sono gemelle. Una è la dea del ricordo, l'altra è la dea della dimenticanza, dell'oblio. Però sono assolutamente legate. Le muse sono le figlie di Mnemosine e le nipoti di Lete. Poi la storia è complessa, non ve la racconto oggi, ve la racconterò un po' più là, però sappiate che il museo viene sempre di più a rafforzarsi non solo come spazio appunto dell'arte, ma anche come spazio della memoria, che è memoria dell'arte, ma è anche memoria della nazione, memoria della scienza e memoria del lavoro, perché il museo rivoluzionario è anche il museo straordinario, che è il conservatore di arti e mestieri. Non so, sapete che cos'è? Avete mai visto? Cos'è? Ma ci siete mangiati? Non ancora. Però, non ancora, però sappiate che ve lo faccio vedere, perché a volte c'è questa strana storia che il Sud è sempre stato un po' più indietro. È una storia che va raccontata bene. Il Sud ha avuto dei momenti di straordinaria apertura europea e in questi momenti di straordinaria apertura europea nasce anche quello che noi oggi conosciamo come Magna, che però ha una storia molto più complessa. In realtà non era un museo archeologico, era uno straordinario museo enciclopedico che doveva servire a dare a tutto il regno strumenti di cultura, perché vedete adesso sta succedendo qualcosa, vai avanti. Si sta cominciando a dire, questo è il braccio nuovo, sono i musei vaticani, vi faccio vedere una serie di cose, vai avanti. Si sta cominciando a dire offriamo spazi di sintesi per fare in modo che sappiano capire determinati problemi, per cui la natura, la scienza, l'arte, non so, la storia del mondo animale, la storia del mondo vegetale, la storia della medicina, la storia persino della geologia, o meglio della mineralogia, cominciano a far parte di questo sistema, perché diventano in realtà in sé degli strumenti, forse i più importanti, mezzi di comunicazione di massa, perché si può entrare nel museo e si può attraverso gli oggetti cominciare a comprendere, perché d'altra parte voi lo sapete bene che il contatto visivo è quello che spesso vi colpisce di più, si passa per gli occhi e poi si arriva al cuore, alla testa e via discorrendo, però l'impatto con le cose visivo è quello che forse a volte vi educa di più. E quindi i musei sono uno spazio fondamentale, non c'erano altri strumenti di grande comunicazione. Cerchiamo sempre di ricordarcelo, perché negli anni di cui vi sto parlando il livello di analfabetismo era altissimo. Però nei musei potevano entrare tutti e spesso già c'erano, per esempio il Louvre rivoluzionario già ce l'aveva, persone che all'interno del museo erano deputate a dare delle spiegazioni. Quindi il museo, vedete, è in questo momento uno strumento anche di formazione. Poi cambia perché nascono grandi musei in tutta Europa, ogni capitale europea vuole avere il suo grande museo, Berlino, Londra, Vienna, e sono musei che certo spesso invece di avvicinare allontanano, perché poi cominciano ad essere anche un po' il segno della iperspecializzazione, quella selezione che si viene a creare proprio già nel Settecento, fra innanzitutto la grande separazione fra natura e arte, e poi
questo ve lo spiegherà Gianni. Il pensiero di Kant prima e l'approccio hegeliano dopo intervengono fortemente persino sulla costruzione delle storie, anzi il guai della scelta. E i musei sono il riflesso di tutto questo, però questi spesso sono, finiscono per essere anche la causa dell'allontanamento poi del pubblico dal museo. Andiamo avanti. Noi i musei vanno avanti, ecco, io non so se io quello che volevo farvi capire è come nel giro dei secoli questa macchina si trasforma, si evolve e comincia a fare una cosa molto interessante. Non vi sto a spiegare come si trasforma all'interno perché veramente non se ne scegli. Però il museo, almeno fino a un certo punto, è soprattutto un fenomeno interno, cioè bisogna varcare la soglia per riuscire a capire cosa offre il museo. Certo, i grandi musei che avete visto prima, con queste colonne, con questi frontoni, mandavano un po' al tempio, però ad un certo punto, ci spostiamo nel Novecento, i musei cominciano a rendersi conto che non è importante solo parlare dentro, ma è importante cominciare a parlare fuori. E quindi, per esempio, a Eindhoven, la Philips inventa, negli anni 60, circa del Novecento, Evoluon, il museo dell'evoluzione, e si inventa con questa forma che già di per sé la dice lunga, perché è una grande, un discopolato, come lo chiamate, una retta spaziale, è un discopolante che rimanda al progresso, al futuro, e sempre più il museo andiamo avanti, quindi comincia a dialogare con lo spazio esterno. E il dialogo con lo spazio esterno cambia persino la funzione del museo. Cambia la funzione del museo perché i musei diventano anche, questo è un altro tema importante, strumenti di rigenerazione urbana. Fate attenzione a questi temi. Pietro, che hai lo stesso nome del tuo professore. Perché quando cominciamo a parlare di rigenerazione urbana, ragazzi, cominciamo a parlare anche di territorio, di città, di spazio della comunità e di anche restituzione di spazio della comunità. Quando, per esempio, come a Bilbao, si inventano un museo che recupera completamente una zona della città che era abbandonata, che la restituisce, in realtà non vi voglio complicare la vita, se l'avete inventati prima a Parigi con il Centre Pompidou, ma comunque diciamo, non vi sto a citare queste cose che mi erano paesiali, a un certo punto decidono che il museo può persino servire a restituire alla comunità spazi interi di città che erano abbandonati. Questo è un aspetto molto importante, ragazzi, perché quando un istituto culturale funziona, e torniamo per esempio al planetario, io sono contenta che Caserta abbia fatto questa scelta, perché puntare su questi saperi non è una scelta poco, è molto facile investire sulla Reggia, è molto facile investire su qualcosa che si è in qualche modo consolidato anche nell'immaginario collettivo. Però questa è evidentemente una scelta per la comunità e per quanto mi riguarda soprattutto io la leggo come una scelta per i più giovani. Ci sono istituti che hanno cambiato la storia della città, hanno cambiato l'immagine della città. Pensate quanto ha cambiato quello che noi chiamiamo il fronte del mare, dell'acqua, il waterfront di Bilbao, non è stato l'unico, andiamo avanti. E poi questa è una tendenza. Qua siamo per esempio a Marsiglia, questo è un altro museo straordinario che ha cambiato proprio il porto di Marsiglia, l'approccio in città. E quando sono città di mare, ragazzi, l'arrivo via mare è un impatto che ha le città. Questo voi forse ancora adesso non lo state. E com'è che Napoli non lo riesce a fare sto museo del mare? Genova. Guarda, questa è una lunga storia. La so. Questa è una lunga storia. Io guardando Marsiglia ho sempre detto possibile che non riusciamo ad andare. Poi ci stiamo arrivando in Marsiglia, il Genova prima o poi ci scegliamo. Vabbè, ma prima o poi si sveglieranno anche da noi. Comunque, guardate come li chiamiamo noi, li chiamiamo Lembo. Perché vanno a marcare un territorio, lo vanno a caratterizzare. Vedete, il museo sta cambiando, è cambiato tantissimo nel tempo. Da quello spazio piccolissimo è arrivato ad essere landmark, cioè qualcosa che marca il territorio. Andiamo ancora avanti. Qualcosa
utilizza, come per esempio Belfast con questo Titanic o Titanic, come volete chiamare voi, perché qua per esempio un rimando è addirittura alla nave, grandi cantieri navali, cioè ormai i musei stanno forse talvolta anche esagerando. Io ho coniato una voce come Cyber Museum, stanno forse anche un po' esagerando, però quello che io spero di avervi fatto comprendere, diciamo, con questa rapidissima tabellata, è che il bisogno di raccontarsi attraverso le cose è un bisogno tipico dell'uomo. Io sono convinta che anche gli uomini primitivi conservassero ossa di dinosauro. Noi conserviamo sempre, perché noi abbiamo, qua maestro Gianni sei sempre tu il mio punto di riferimento, perché noi abbiamo il senso della caducità della nostra vita. Forse è un'illusione, forse magari pure il mio cane sa che deve morire, o anche la formica sa che deve morire. Noi che abbiamo una visione molto antropocentrica, siamo convinti, siamo gli unici animali, ad essere gli unici animali che hanno la percezione della caducità della nostra vita. Cioè, lo sappiamo che dobbiamo morire, non ci sono stati, lo sappiamo. E allora sentiamo sempre di dilatare e di conservare il tempo attraverso le cose. Io sono convinta che quando Pietro si innamorerà, capiterà breve, si è già innamorato di loro. Non ancora, a breve si innamorerà, e quando si innamorerà e magari andrà, non so, dove andate quei ragazzi, perché io ne andavo al cinema, a vedere un concerto, io li ho persi un po' di vista, vi mandate in WhatsApp, cioè, dove avete, magari tu salti subito, perché invece quindi salvi quella schermata, te la consegno. Intervistare Tommaso al riguardo. Cosa? Che? Intervistare Tommaso al riguardo. Tommaso ci sta. Allora, quando arriverà questo messaggio di questa ragazza dei tuoi soldi che ti dirà sì Tommaso, ti amo anch'io, tu questo messaggio te lo conserverai. Perché quel gesto di conservare è la tua capacità di rivivere costantemente quell'uomo. Noi sappiamo che gli attimi passano. E abbiamo proprio per questo la tendenza a conservare. Ognuno di voi ha conservato qualcosa. Poi più andate avanti più vi rendete conto del valore di quello che conservate. Adesso vedete giustamente quelli dell'eterno presente. Magari se mi sposto da questa parte ci saranno più conservatori. Noi conserviamo. Quello che è bellissimo del museo è il modo in cui questa attenzione assolutamente umana, troppo umana, io sono cristiana, proprio penso alla nostra, lo amo, come detesto Hegel, così amo Nietzsche. Dicevo, questa visione nostra della consapevolezza del tempo ci porta a conservare. Ed è bellissimo il museo, perché è il momento in cui noi trasformiamo una tendenza umanissima in metodo. Attenzione a questo passaggio. Il museo è il metodo, ed è un metodo che in più ha un obiettivo, quello di comunicare a tanti questo metodo e il senso del metodo. Perché quello che è quel passaggio che va dallo studioso di Dubbio, andiamo avanti, credo di averne messi anche altri, ancora più stratosferici, sì, questo è il Museo del Futuro di Dubai. Vedete, questo è un museo tutto realizzato con tecnologie digitali, una cosa esagerata proprio. Comunque, dallo studiolo a questo, cioè, ci sono non solo la bellezza di sei secoli abbondanti, ma c'è soprattutto l'idea di una trasformazione. E una trasformazione che però conserva di base l'idea di trasmettere a tanti. Un'idea, un valore, un ricordo. E allora ecco perché il museo, si è detto, rimarrà sempre uno strumento che si sta trasformando, si sta cambiando, ma rimarrà. E il compito nostro è capire queste trasformazioni, capire i bisogni che stavano dietro a queste trasformazioni e riuscire in qualche modo a comunicarli. Io posso andare ancora avanti, c'ho un altro po' di tempo. Andiamo ancora avanti. Riassumiamo come funziona questo museo. Questa storia che abbiamo visto ha delle costanti che sono importantissime: la collezione, il pubblico, il personale